Buonasera, radioascoltatori, benvenuti a questa nuova puntata di Verona in Musica. L'ospite di stasera virtuale è la fantastica Loredana. Ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao Loredana, come stai? Tutto a posto? Benissimo, benissimo, sì. Felicissima di, insomma, di questo momento così pieno di tanta musica. Che bello sentirti così, nonostante le difficoltà, però già ascoltando la tua musica, che tra l'altro a fine puntata andremo tutti quanti a ascoltare e vedere, si percepisce questo spirito veramente positivo e di cui abbiamo bisogno. Allora Loredana, parliamo appunto del tuo ultimo singolo, che è anche qui insomma particolare perché descrive un po' la situazione che stiamo vivendo tutti, ed è Torniamo a casa. E parlaci un attimo di come è nato, se è inserito all'interno di un progetto più ampio come un album o un EP, ecco. Sì, Torniamo a casa è il terzo singolo di questo album che molto presto uscirà. È un brano che è stato scritto da Stefano Paviani e Riccardo Guagliato, che ne è stato anche il produttore. È un brano davvero rock che, diciamo, mi rintroduce in quella conoscenza che un po' tutti avevano di me, cioè con la voce un po' rock, con quel timbre un po' rock rispetto a 100 vite ed è la vita che conta, che sono stati, diciamo, due li ho affrontati in maniera diversa. Adesso Torniamo a casa come concept, appunto, a questa casa che, diciamo, ultimamente, come hai appena detto tu, ci ha un po', mettiamola così, per chi non è abituato a pensare, diciamo, a chi non è abituato magari a delle prove nella vita, sicuramente la casa ha rappresentato qualcosa di costrittivo, se vogliamo dire. È stata vista un po' come un qualcosa per cui dovevamo stare per forza a casa, quindi mi riferisco magari a tutti i bimbi, i ragazzi, e insomma anche le persone che hanno un po' dovuto cambiare le abitudini con il work, con l'home work e tutto quanto, con il lavoro da casa. Però diciamo che nasce esclusivamente per mettere alla luce questo simbolo della casa, quale simbolo di nido, quale simbolo di forza, di intimità, che ci permette con la nostra anima di tirarci sempre su. E una volta chiusa la porta, io mi sono immaginata che un po' facciamo da bodyguard da quella porta per non far entrare veramente pensieri che non servono e che non abbiamo appunto di bisogno. La casa è quell'habitat naturale per cui insomma noi, da cui noi nasciamo, da cui noi ci formiamo, con la famiglia, con i nostri cari. Però diciamo poi c'è anche dall'altra parte dell'altra faccia della medaglia, c'è anche chi non ce l'ha questa casa, e quindi anche un pensiero va a queste persone. Ma anche all'interno del brano, diciamo che vengono anche affrontati delle tematiche con grandi valori, come per esempio il richiamo a stare più da soli, a non avere quell'atteggiamento comunque di odio, quell'atteggiamento comunque di irrisolutezza, e quindi invita anche un po' a migliorarci, a tenerci, a coccolarci dentro questa casa e a fare di esperienza questa intimità una grande luce, un grande sorriso da contagiare chi incontriamo e chi ci sta vicino. Ma intanto ti ringrazio davvero, perché cioè è molto importante quello che dici, è molto importante anche il messaggio che fai passare del ritorno all'intimità, perché veramente questo lockdown, sia in primavera che adesso, ci ha posto di fronte questa situazione, cioè di ritorno in noi stessi, che è, cioè io parlo personalmente, penso che sia la condizione più difficile da affrontare, affacciarsi con quello che siamo veramente. Però quello che dici è giusto, nel senso, in realtà c'è una luce che ci appartiene e con la quale costruiamo la casa, tra l'altro, che non è solo viva di ricordi, ma appunto è anche fatta di cose che noi stessi... Lo dico perché sono stata la prima che durante il lockdown ero nella mia stanzetta, ma seguendo un po' quest'onda è diventata la stanza dei miei pensieri positivi, no? Della creatività. E quindi è bello che in questo periodo un po' di tensione tu porti questo messaggio molto luminoso. Guarda, grazie, io ringrazio te per cogliere questa nota, diciamo, questo impegno anche da parte mia, perché io ho una grande gioia nel fare quello che faccio, però vorrei, diciamo, chiedo sempre a Dio che questa gioia possa veramente essere il mio compito, cioè quello, come stai dicendo tu, perché comunque oggi come oggi
io personalmente mi sono sempre ribellata alle condizioni negative, alle condizioni che comunque tu dovevi dare il massimo per poterle diciamo risolvere in positivo, e quindi da questa condizione il mio impegno è sempre proiettato in questa direzione. Ora sicuramente da un punto di vista lavorativo è anche un po' difficile mettere in atto questa cosa con semplicità, cioè vado al concerto di Loredana, vado a sentire Loredana che canta. Questo per me diventa, come tutti noi colleghi, tutti noi artisti, diventa un po' una sofferenza, diciamocela tutta. Però diciamo, poi tutte le occasioni diventano una grande occasione per ricordarci e per la, insomma, per dirci che tutti stiamo aspettando questo grande momento di risollevarci tutti insieme. Certo. E ripeto, è veramente forte. Tra l'altro hai un modo di trasmetterlo con la tua personalità, che abbiamo avuto modo di incontrare su schermi, di ascoltare veramente da un po' di anni, che comunque è molto rock, è molto forte, eppure è bello vedere come il genere sposi una figura così luminosa, che diciamo popolarmente non è concepita, no? Invece c'è questa cosa molto, secondo me, interessante, il fatto che tu, nonostante la tua esperienza, lo proponga in maniera sempre innovativa, fa onore comunque, perché vuol dire che sei un artista che si mette sempre in discussione, che crea sempre. Sì, è questo album che diciamo sta per uscire, mi ha permesso di fare proprio questa esperienza con 100 vite della vita che conta, che rispetto a Torniamo a casa sono due pezzi che rispecchiano di più il movimento sound ritmico da 10 anni a questa parte, quindi ho affrontato un po' la parte elettronica, la parte, mi sono avvicinato un po' a quella che può essere la trap intesa, quella concettura lì, però diciamo questo album che uscirà veramente prestissimo racchiude altri brani con grande e forte personalità che sicuramente faranno dire insomma un brano diverso dall'altro, ecco, questo lo posso dire. E la cosa, l'inno in tutto questo album sicuramente è la vita, la bellezza della vita e quanto comunque la vita non è tutto quello che stiamo vivendo, cioè possiamo guardare al di là di quello che stiamo vivendo e possiamo essere la forza per noi stessi. Questo sicuramente non è facile, ma io credo che l'intimità, la preghiera, la fede possa portarci a questa dimensione di sospensione, quindi vedere le cose da un'altra prospettiva, un po' dall'alto e un po' con quella speranza che sicuramente non la possiamo toccare, ma è quella magia che sicuramente va a dare un tocco di raffinatezza, un tocco di soluzione, un tocco di forza a tutto quello che deve essere affrontato. Questa è la mia esperienza di vita e questo è l'approccio che io ho sempre, diciamo, usato nelle cose. Per me è tutta una novità, la vita è tutta una curiosità, è tutta una meraviglia e nulla ci può fermare se non la morte. Quindi e quando si ha qualche problema non si deve avere paura di magari parlarne con qualche persona fidata, avere sempre la forza di reinventarsi, avere sempre quella forza di dire io se sono qui c'è un grande motivo, vuol dire che una grande motivazione, una grande ispirazione per dare agli altri quello che è il mio essere. Quindi quando si parte da questa motivazione, cantando o non cantando, secondo me si ha quella parità un po', si ha sempre quell'aspetto insomma di non vedere le cose del tutto negative. Assolutamente, veramente grazie per questo, per questo tuo intervento, insomma, per questa riflessione, perché è veramente importante da ascoltare, soprattutto da appunto artiste come te. E vorrei veramente stare tantissimo a parlare ancora in tua compagnia, purtroppo ci dobbiamo lasciare. Ricordaci dove possiamo seguirti sui vari social e canali YouTube e quant'altro per ascoltarti e vedere partecipare all'uscita dell'album. Sì, io sono Loredana Errore, mi trovate l'Errore Official in Instagram, Loredana Errore su Facebook, lì potete vedere tutte le chicche che insomma, tutte le sbirciatine che volete, quindi seguitemi e a più presto sarò pronta per voi con l'album. Perfetto, grazie di cuore allora Loredana, qua a Verona in Musica è tutto. Grazie. Salutiamo. Ciao. Grazie.
non siamo morti e c'è qualcuno che ci crede ancora. Allora è vero che non siamo pochi e c'è qualcuno che non ha paura. La vita non è proprio un parco giochi, ma c'è chi corre pure con la pioggia. L'amore vero c'è per tutti quanti, basta non smettere di averne voglia. Qualcuno mi ha detto che niente è per sempre, ma io non ci credo, non ci credo. Qualcuno dovrebbe imparare a non stare da solo, a stare più zitto e odiare di meno. Scappiamo dalle feste per tornare a casa e compriamo le coperte per domenica. Con te questo divano è come un'altalena che dondola sui cieli di tutte le città, per poi tornare a casa. E poi torniamo a casa, che si sta meglio in due. Allora è vero che non siamo soli e c'è qualcuno fuori dalla porta. Allora è vero che non siamo veri, perché un silenzio è come fare finta. Qualcuno mi ha detto che dura per sempre, a volte ci spero, a volte ci credo. Qualcuno dovrebbe soltanto partire da zero per amare di nuovo e odiare di meno. Scappiamo dalle feste per tornare a casa e compriamo le coperte per domenica. Con te questo divano è come un'altalena che dondola sui cieli della mia città. Scappiamo da ogni mondo e da ogni vita aliena, vestiamoci come una prima al cinema, per poi restare a casa. Restiamo a casa, dove abbiamo tutto, paradiso e inferno, tutto mentre siamo meglio in due, che siamo meglio in due, che siamo meglio in due. Casa.